Relativamente alle poche righe di trasporto inserite nella demo, possiamo andare ad analizzare le utility relative alla reportistica che Jesos mette a disposizione dell'utilizzatore. Partiamo dai vettori. Cliccando sul pulsante Carichi vettori, sarà possibile filtrare i carichi che sono stati eseguiti per nostro conto. Senza utilizzare alcun filtro, ci basterà cliccare sull'icona di stampa ed otterremo un report dettagliato dei carichi effettuati dal vettore elettrocargo SAS e le relative tratte e costi. Relativamente alla stessa scheda, utilizzando invece il filtro stampa cliente, otterremo un'analoga stampa, ma questa volta con l'inserimento del cliente per conto del quale abbiamo eseguito il carico. Quindi in questo caso potrete notare che nella stampa appare il cliente Technoblock. Qualora fosse nostra intenzione o avessimo l'esigenza di produrre delle stampe omettendo all'interno della stampa il costo del nolo convenuto, ci basterà filtrare l'opzione no costo e di nuovo generare una stampa che questa volta potete vedere sarà una stampa analoga alle precedenti, ma senza le informazioni relative al costo.